Un tot di anni fa non c'erano i social media, non c'era Facebook, Instagram. L'apparizione e l'utilizzo sempre più scatenato, sempre più diffuso di questi strumenti ci ha dato tanto la possibilità di comunicare contenuti più o meno validi, dalle minchiatissime alle cose rilevanti, ma ci ha dato soprattutto la possibilità di avere uno specchio abbastanza coerente con la dimensione emotiva che viviamo, cioè almeno quelle persone che frequentano e lavorano dentro queste dimensioni, dentro i social, e sono tante. L'altra cosa che il lavorare, che l'utilizzare i social fa in maniera inevitabile è creare delle influenze, delle tendenze di influenza generale, cioè ci influenziamo l'un l'altro, migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone che pubblicano, che parlano, che dicono cose in un certo modo. Poi creano degli allineamenti, ci sono poi dei pensieri che divengono prevalenti. Ora, se guardiamo da un punto di vista emotivo-psicologico il trend o i trend, le tendenze che si sono manifestate e sviluppate negli ultimi anni nei social, credo che non possiamo non notare che stiamo acquisendo in una maniera sempre più forte e diffusa una modalità americana, un americanismo, e cioè in cosa consiste? In tutta quella dimensione di motivazione. Tu stai male, io ti motivo ad andare oltre, a fare, a crederci. Pensiamo a parole come il coach mentale, il mental coach, ma che minchia è? Non è di nostra cultura. Già la parola coach non è di nostra cultura. Noi avevamo l'insegnante di ginnastica, il coach, vabbè, robe da campus americano e da... vabbè. Riusciamo a fermarci qui un secondo, un attimo. Sto male. Posso comprendere perché sto male, sentire profondamente quel male? Posso stare male per un po'? Posso farmi i cazzi miei per un po'? O devo essere un esaltato, allucinato, sempre ce la posso fare, sì. L'altro giorno, per dire, mi viene da ridere perché è stata proprio carina quella, un tizio ha postato su Instagram una foto dove c'era scritto: ma tutte queste persone che continuamente scrivono che cadono, si rialzano, io sono forte. Ma perché non consultate un ortopedico? Basta, avete rotto le palle. Cado, mi rialzo, ma cadi e stai giù, rimani lì un po'. Se continui a cadere, cadi, ricadi, ci sarà qualcosa in sto meccanismo che non funziona. Io stesso, che da un tot di anni provo ad occuparmi della dimensione interiore, della dimensione emotiva, dell'equilibrio delle persone, una cosa la vorrei dire: non sarò trendy, non sarò un influencer, non sarò adatto a quello che il mercato chiede oggi, non lo so, ma non condivido questo modo di vedere i problemi e la vita, questa sorta di essere in una palestra. Trattare così le cose annulla delle dimensioni della vita, annulla certe realtà. Tutti questi predicatori dell'entusiasmo estremo della vita devono per forza inserire una negazione di tutta una serie di realtà e soprattutto devono negare la realtà del dolore, della sofferenza. Credo invece personalmente che la sofferenza, il dolore, le cose che non vanno, i fallimenti che abbiamo avuto e raccolto, vadano ben meditati, sentiti. Se no è come dire che qualunque cosa mangiamo, la digeriamo e la cacchiamo. E allora potrei anche abituarmi a mangiare sabbia, ma mi rialzo, ma domani vado avanti, e domani rimangio la stessa cosa però, è quello il punto. Dico, no, ma se stai mangiando sabbia, fermati e inizia a sentire il gusto. Non stai mangiando aragoste e bevendo champagne. Ed è da lì che devi partire, non proiettando una realtà dove veniamo sparati come una palla di cannone, dove tutto è possibile, dove il successo ci piove addosso in base a tecnicucce e a cose che ascoltiamo che ci vengono dette. È percependo la realtà che stiamo vivendo, accogliendo, ascoltandola, meditandola, che possiamo trasformarla. Il bruco non diviene farfalla perché gli viene raccontato che è una farfalla meravigliosa, ma perché nel suo stato di bruco fa tutto un lavoro doloroso di trasformazione. Il bruco, se si guarda allo specchio, può solo dire: mazza, che brutto che sono un bruco. Ed è partendo dalla consapevolezza di essere un bruco che fa il suo lavoro. Ed infine credo estremamente importante iniziare a riportare nella nostra vita tutto il lato oscuro della vita, dall'accettazione degli aspetti negativi, degli aspetti che ci feriscono, che ci fanno stare male, nasce una forza, una quiete interiore. Gran parte della nostra agitazione, spesso della nostra tensione, viene proprio dal fatto che vorremmo fare un subitaneo salto oltre i nostri problemi, oltre ciò che in questo momento ci sta
in realtà spaventando. Ma il vero coraggio, la vera forza, le vere risposte non nascono da un mondo immaginato, ma proprio dall'affrontare, dallo stare con le nostre paure, guardarle dritte negli occhi. È lì che le paure si riducono. Per questo dico che tutto questo approccio mutuato dalla cultura americana non è particolarmente funzionale per un vero equilibrio, per una vera conoscenza interiore.